sono in ritardo. Allora, siamo qua con Cristian Pinamonti, 31 anni, sì, in partenza di ritorno per l'Uruguay. Esatto. Dove pensi di fermarti? A tempo indeterminato. Sì, esatto. Come sei arrivato a questa decisione? Diciamo che è stato tutto tramite un viaggio che ho fatto quest'anno. Mm-hmm. Cioè, sono partito a gennaio con l'idea di fare un viaggio turistico in Sud America. E nel viaggio, diciamo, poi ho trovato una buona motivo per fermarmi in Sud. Ok, e arriveremo a questo motivo. Oggi questa intervista la stiamo facendo qui alla Unione delle Famiglie Trentine nel Mondo, perché ti hanno aiutato nel tuo viaggio. Sì, diciamo che la prima parte del mio viaggio è stata quella di andare a incontrare le famiglie trentine che sono lì da ormai parecchi anni, che hanno origine, i loro nonni, diciamo, hanno origine trentina. Okay. E la prima parte del viaggio, che mi ho fatto passare per Brasile, Paraguay, Argentina, Uruguay, sono andato proprio a trovare queste famiglie. Mm-hmm. E ci racconti un po' il tuo itinerario, dove hai incontrato le famiglie, dove invece hai soggiornato in modi diversi? Diciamo che allora la prima tappa è stata a San Paolo, che lì tramite Couchsurfing ho conosciuto un ragazzo brasiliano, che lui di origine italiana, che parlava italiano, quindi mi ha aiutato parecchio i primi giorni. E dopo da lì sono stato a Blumenau e a Florianopolis, invece li ho ospitato dalle famiglie, passando poi per le cataratte di Iguazú. E da lì sono entrato in Paraguay e mi hanno ospitato a Asunción, le famiglie. E poi è sceso tutto il nord, diciamo, argentino, Resistenza, Reconquista, Raffaela, Córdoba, Las Varillas, fino ad arrivare a Buenos Aires. E da lì sono andato a Montevideo, dove ho conosciuto la mia ragazza. Che si chiama? Allison. E praticamente lì era l'ultima tappa con le famiglie. E in Uruguay anche c'erano i circoli trentini. Diciamo che ho fatto un giro un po' sia famiglie trentine che circoli. E dopo da lì sono andato avanti da solo, diciamo, sempre tramite o couchsurfing o ostelli, hotel, quello che trovavo, insomma, sul cammino. E da lì il viaggio sono sceso fino a Ushuaia, al fondo dell'Argentina, per poi risalire per la parte andina argentina fino a Mendoza. Da lì passando in Cile, con visita all'isola di Pasqua, e da lì fino al nord del Cile, passando a San Pedro de Atacama, rientrando in Argentina, e da lì ho cambiato il viaggio, non ero più solo. È venuta la mia ragazza, che ai tempi non era ancora. Non lo sapeva ancora. No, eravamo due viaggiatori insieme, abbiamo fatto il giro in tutta la Bolivia, fino in Perù, a Machu Picchu, da lì costa peruana sul mare, Lima, e poi lei finiva le ferie e tornava a lavorare. Io sono andato avanti fino al nord del Perù, e da lì poi ho deciso di sospendere il viaggio per andare a Montevideo e a trovare lei, certo, e a vedere come andava. Diciamo che è andata bene e sono rimasto lì 4 mesi e poi ho deciso di tornare un mese qua per salutare i miei genitori, i miei amici, certo, per vedere di avviare qualcosa, un'attività. E bene, adesso lunedì prossimo ritorno in Uruguay per vedere, per intraprendere una nuova vita. Ok, e com'è stata l'accoglienza che hai ricevuto dalle famiglie dei trentini quando sei arrivato? Erano contenti? Ah, la famiglia sì, come hanno visto che ero un trentino di puro sangue, che mi hanno accolto in maniera stupenda. Chi mi ospitava in casa, chi mi ospitava in un albergo addirittura, cioè cose che ero sempre invitato a cene, pranzi, con... o i familiari del circolo, del gruppo, delle famiglie, o direttamente se avevano la sede. Diciamo che è stata un'esperienza fantastica. Addirittura a Resistenza ero ospitato da un ragazzo
che lì andavamo sempre con i suoi amici, mi portava in giro, oppure con la, cioè la Margherita Bussolon, che è la capa, diciamo, dei trentini di resistenza. Sono arrivato lì nei giorni del compleanno, diciamo, della città. È una città che è stata creata dai friulani subito dopo i trentini. Io mi sono ritrovato a fare, c'era uno spettacolo con più di 150 comparse, mi sono ritrovato a fare la comparsa anch'io di questo spettacolo. Nel mezzo. Sì, sì, c'era una particina che facevano gli immigrati e io ero dentro in mezzo anch'io a fare parte di questo spettacolo, così dal nulla sono arrivato, e grazie a sta signora che è una forza, e mi sono ritrovato parte della comunità come se vivessi lì da sempre, eppure ero lì da un giorno. Sono rimasto lì 5 giorni e quasi mi sembra essere un cittadino italiano, però trentino. Quindi sentono ancora forte comunque l'appartenenza alle loro radici. Sì, sì, alcuni addirittura troppo, no? Si sentono veramente, non ho visto, cioè un trentino qua penso che lo dà quasi per scontato, okay. Ma lì si sente veramente l'appartenenza al Trentino. Infatti tanti vedi su Facebook che pubblicano un sacco di cose, di foto, ah che bello il Trentino, la foto qua, ah che bello lì, video, canzoni, anche alpini, insomma, canzoni in montagna. Invece nelle altre città hai fatto couchsurfing, quindi immagino sei stato ospitato da giovani. Sì, sì, studenti. Principalmente sono giovani. Ti sei trovato bene? Di solito è molto comodo il couchsurfing per esperienza, anche perché ti permette di conoscere un po' la città da un punto di vista dei ragazzi, dei giovani, sì, evitare infatti un po' le zone turistiche. È stato un paio di couchsurfing, diciamo, che mi hanno ospitato, e da lì con loro mi hanno fatto visitare la città, come San Paolo. Che il ragazzo aveva libero il fine settimana e mi ha portato con lui i suoi amici in giro per la città. Che calcola che sono 20 milioni di abitanti, e arriva il mio primo giorno di viaggio, era un po'... non sapevo cosa fare, dove andare. Esatto. Esatto. E grazie a lui, a parte che girare con uno del posto ti rende sicuro, più tranquillo, e ti porta in posti che sa che sono tranquilli. Poi altri finivo in casa a festeggiare compleanni di loro amici, così mi invitavano, e bello, ti passi giornate che indimenticabili. Un altro a Mendoza, che non era proprio Mendoza ma una cittadina proprio a sud, mi ha dato consigli su dove andare a visitare le cantine di vino migliori. Mendoza è zona conosciuta per i vini più buoni del Sud America. E o anche solo la sera, quando stavo fuori del suo appartamento, seduti sul marciapiede, averci un po' di birrette parlando con i loro amici. E ti fa sentire, certo, fa sentire, sì, almeno vedi la vita reale di un ragazzo di là. Ti senti anche bello. Accolto, sì, è... sì, no, ma io diciamo che couchsurfing nelle famiglie mi hanno accolto tutti strabene. Poi in alcuni posti ti fanno mangiare spettacolare, asado. Che è la tipica cucina di là, tu vai e c'hanno sti parrigero, e quando lo vedi sai già che ti preparano un bel asado che è sempre buono. C'è qualche pregiudizio che ti sei tolto? Qualcosa che pensavi, vado lì e sarà così, e invece poi sei arrivato e ti sei reso conto che avevi un'idea sbagliata su questa... Ma diciamo che io sono partito abbastanza senza farmi grandi idee. Certo. C'erano più i miei colleghi che mi prendevano in giro, no? Vai nelle grandi città, stai attento, ti rubano. Ti rapino. Sì, o peggio. Però devo dire che sì, ovviamente ci sono anche lì posti pericolosi. Adesso, cioè, passando come turista 2 o 3 giorni in una città non te ne rendi neanche conto. Mentre adesso che sono già 4 mesi che sto in Uruguay, a Montevideo, sto ascoltando i giornali o la gente, si vede che anche lì non è proprio un paradiso. Ci sono rapine, furti tutti i giorni, incidenti, guidano un po' come matti. Però devo dire che, meno male, meno la parte che mi ha colpito come differenza è un po' più la Bolivia e il Perù.
tipo il Perù, quelle parti rurali, diciamo, nelle montagne, li vedi che lavorano col cavallo e l'aratro. O se no a Potosí, in Bolivia, sono entrato in una miniera, la miniera del diavolo. E lì ho fatto un tour di 2 ore, ti danno a coprirti un fazzoletto. Miniera di? Quella... di argento. Di argento. E siamo proprio entrati in una parte dove lavoravano, che passano questi carrelli che hanno 20 anni, che sa già tanto se c'hanno le ruote. E entrano pieni, entrano vuoti, escono pieni, fanno un casino. Quando passano non è che si fermano, devi spostarti sperando che non ti tirino sotto, perché gli stanno lavorando. In condizioni che fumi, polveri, luce, cioè dentro al buio, al caldo. Io credo che vai dentro, era più freddo, invece più vai dentro più è caldo. Poi sei su sui 4000 metri, quindi anche lì se non sei lì da almeno 5 giorni ti devi abituare all'aria. Sì. Già. Sì. E questa, sono stato dentro 2 ore, diciamo che altri 10 minuti non so se resistevo a star dentro. E lì c'è sta gente, purtroppo sono tutte cooperative che lo fanno di loro spontanea volontà. Diciamo il governo non fa niente per impedire, però non aiuta. Diciamo li lascia un po' a loro. Non fa niente. E ci lavorano anche i bambini dai 10 ai 15 anni. E la Bolivia è un po' così. Trovi posti come a Sucre, che è nel centro, è tutto coloniale. Ho trovato gli ostelli più belli del mio viaggio, quasi. Erano hotel a prezzo di ostello. E poi a Potosí, che vivono nelle baracche a fianco magari del fiume inquinato. Queste grandi differenze, abissi un po' di ricchezza e di povertà. E tu stai per ripartire la seconda volta che parti, la prima volta sei partito per fare un viaggio, adesso stai partendo per fermarti lì. Sì. Qual era la tua più grande preoccupazione, o comunque la tua maggiore paura la prima volta, e quale magari adesso? Visto che sono due dimensioni diverse, una era la dimensione del viaggiatore, ora sei nella dimensione del migrante, diciamo. Comunque di chi se ne va per restare. Ma diciamo che adesso la paura, diciamo, la preoccupazione è quella di riuscire a lavorare, diciamo, andare via questa attività. Perché come punto d'appoggio ce l'ho, sto con la mia ragazza, vivo con lei, quindi ho anche il circolo trentino che c'è lì, mi dà una mano, quindi per quella parte lì, diciamo, sono... fissa, sto bene, mi piace anche il posto. Il problema è questo, vedere via del lavoro, perché solo con il suo stipendio, diciamo, facciamo fatica ad arrivare a fine mese. E abbiamo progetti di, siccome viviamo anche con la madre, abbiamo progetti di futuri, di prenderci una casa e tutto, però servono i soldi anche lì, quindi come in tutto il mondo alla fine. Quindi diciamo quella è la questione. Come inizio dell'altro viaggio, non so, era tipo se mi capitava qualcosa durante il viaggio, che non so, anche solo una o una malattia improvvisa, sai, lì, cioè vai in posti sconosciuti, mangi qualcosa che non sai e ti trovi solo, magari ti succede qualcosa, solo un raffreddore che non curato diventa polmonite, sai di che. Non hai un appoggio, cioè non conosci nessuno, però devo dire che, a parte che non mi sono mai ammalato, è stata una fortuna. E poi anche lì il viaggio ero solo, ma non stavo mai solo. C'era sempre incontri anche negli ostelli, tipo Ushuaia, sono finito in un ostello che il giorno dopo sono partito con 2 francesi a fare un trekking sulla cima della montagna, che da lì vedevamo tutta la città dall'alto. Quindi hai visto tanti europei durante questo viaggio? Ne trovi. Se vai negli ostelli sono tutti europei. Europei o nordamericani. Anche partendo da solo, in realtà, tra couchsurfing, ostelli e famiglie. Prima di partire ho letto di viaggi di altri ragazzi, mi ero informato, insomma. Diciamo che mi avevo fatto far gola da altri che l'avevano fatto prima. Quindi già sapevo che con le esperienze di altra gente, viaggio in solitaria, ma in solitaria per modo di dire, perché sì, magari sul bus stai solo,
Dopo, appena arrivi da qualcuno che ti ospita in un ostello, cominci a parlare con qualcuno. Di solito i turisti che vanno in un posto vanno tutti negli stessi luoghi turistici, quindi magari ti metti d'accordo anche solo per risparmiare il taxi. Quindi da solo un viaggio è difficile che riesci a stare solo. Devi proprio o essere una persona che non parla con nessuno, scontrosa, se no è proprio difficile, insomma. Okay. Anche perché solo una cena che sei lì in ostello con altre 10 persone, dopo un po' uno parla con te, o... quindi no, sì. È una bella esperienza, sì. Diciamo che da soli potrebbero farlo. Ho incontrato anche ragazzi, ho trovato una ragazza tedesca di 20 anni che stava viaggiando da 6 mesi sola, quindi anche le ragazze che sembra che hanno un po' sta paura, vengo parlando così in generale con mie amiche, ne ho incontrate che giravano. Quindi comunque lo consiglieresti come esperienza a tutti? Sì, anche perché se vai da solo ti sei un po' costretto, no, a parlare con qualcuno, perché sì, ti puoi stare un po' in difficoltà, stai un paio di giorni da solo, dopo ci serve il contatto con qualcuno, quindi ti fai forza e il primo che passa ci parli. Se vai in due con un'amica, insomma, due persone, è più difficile perché ti chiudi, resti sempre con lei, e quindi in viaggio cambia anche dimensione. Sì, è una cosa diversa. Non hai neanche magari la voglia di andare a conoscere il vicino di camera o di letto nell'ostello, stai con la tua amica, tuo amico, e è buono. Se vai a vedere le cose turistiche, però ti perdi tanto, secondo me. Va bene, grazie del tuo tempo, Christian. Grazie a voi. Buon viaggio. Sei un altro italiano che va a continuare la grande tradizione di immigrazione verso il Sud America. In bocca al lupo per tutto e anche bene. Grazie. Grazie. A voi. Ah, questa cosa. Ma scusate, dov'è? Ma se il piccolo si chiama Il Brasile è diventato la Germania, la Germania è diventata il Brasile. E se non si cade c'ha ragione, la Germania è tutta tocchi di prima, dribbling, velocità, invece di questo Brasile un po' timoroso, che gioca. Ha ha!